Sì. Ma Lazzaro era un benestante e abitava in Giudea. Come poteva tornarsi lì a pesca con Pietro? Anche questo è vero. Noi infatti parliamo di indizi. Ma certamente far diventare Giovanni il discepolo che Gesù amava crea una difficoltà, non è che Lazzaro le risolva. Io sto dando semplicemente dei elementi per capire che dietro a questa dicitura c'è qualche cosa che ancora oggi a noi sfugge. La tradizione vuole che sia Giovanni figlio di Zebedeo, altri parlano addirittura di quel Marco, Giovanni Marco, presso la casa della cui madre si rifugiava la chiesa nascente. Altri pensano a Lazzaro. Boh. Mentre Lazzaro, la figura di Lazzaro, giustificherebbe l'ultima cena, Gesù dice ai suoi discepoli: troverete un tizio con la brocca d'acqua, diteli, tuo padrone ha preparato la stanza per noi. Da dove viene questa confidenza? Lazzaro e le due sorelle erano non sposati. Non risulta che amino marito e moglie. Ed erano ricchi, molto ricchi. Vivevano ai Parioli. Betania, allora, era quella zona urbana fuori di Gerusalemme dove vivevano i ricchi. Fuori dalla confusione della città, con le ville. Quando oggi andate in Palestina non credete a una parola della guida, perché ciò che voi vedete è una costruzione medievale, non è una costruzione originaria. E quando si va a finire nella tomba di Lazzaro, si fa una scala medievale e si va giù in cripta di una casa. Altro che, solo che non abbiamo risposte. Ci sono per esempio dei biblisti che dicono ma potrebbe essere una specie di figura ideale che abbraccia tutti i discepoli, è un simbolo. E io sono contrario a questa interpretazione perché, e adesso lo vediamo subito, questi è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte. Un simbolo non testimonia niente e non scrive niente. Questo è un individuo in carne e ossa, questo discepolo che Gesù amava. L'identificazione con Giovanni, l'evangelista, certo facilita e chiude tanti problemi, ma il problema è, primo, che il Vangelo di Giovanni, diviso in due parti, dal capitolo 1 al 12, la prima parte, anzi dall'1 all'11 la prima parte, il 12 è un testo di passaggio, e poi dal 12 al 21 il Vangelo della gloria, primo il Vangelo dei segni. Discepolo che Gesù amava non compare mai nella prima parte. Perché? Questo è il primo dato, non compare mai nella prima parte. La prima parte però si chiude proprio con l'episodio della risurrezione di Lazzaro. Noi troviamo il discepolo che Gesù amava solo nella seconda parte. E lo troviamo dopo l'ultima cena. Nella seconda parte, l'ultima cena, dura un disastro di capitoli.
13, 14, 15, 16 e 17. Diciotto, diciannove, processi, morte. 20, resurrezione, 21, resurrezione. Mi spiego? Discepolo che Gesù amava comincia a comparire nella passione. Prima non c'è. Quindi compare solo nella seconda parte del Vangelo. L'ultima parte, la prima parte, l'ultimo brano si chiude con guarda come lo amava, con la resurrezione di Lazzaro. Per cui definire questa figura, uno può dire io sto con la tradizione dice Giovanni, l'apostolo. Però Giovanni l'Apostolo non scrive queste cose. Il Vangelo è fatto da 5 strati. Generosamente possiamo attribuire a Giovannino, l'Apostolo di Gesù, quello dei 12, il primo strato. Ma poi ce n'è un secondo, un terzo, un quarto, un quinto. Questo, il capitolo 21, è un'aggiunta al Vangelo già completo e dice questo è il discepolo che testimonia queste cose. C'è stata ultimamente un'ipotesi interessante, simpatica. Un grosso studio fatto sulla prima epistola di Giovanni da un monaco benedettino fatto per il dottorato al biblico, quindi un ottimo lavoro. Questo monaco benedettino italiano ha evidenziato come la prima lettera di Giovanni sia la spiegazione esegetica di alcuni testi del Vangelo. Questi testi sarebbero il terzo strato. Ma l'autore della prima lettera di Giovanni è il presbitero Giovanni. Personaggio che noi conosciamo da Papia. Questo qui sarebbe semplicemente il discepolo di Giovanni l'Apostolo. Giovanni l'Apostolo, lo strato primo, un discepolo anonimo, strato secondo, il presbitero Giovanni, strato terzo, che è quello che struttura teologicamente il Vangelo. Il teologo vero e proprio del Vangelo sarebbe il presbitero Giovanni. Allora la domanda è, fra questi due discepoli anonimi, perché all'inizio abbiamo visto tutti sono nominati, Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanael, due figli di Zebedeo e altri due discepoli. Ma chi sono? E allora, dopo gli studi di questo biblista italiano, monaco benedettino, padre Giurisato, è stato abate di Praglia, poi allontanato per motivi falsi, risultati falsi dopo. Lui è stato accolto dall'abbazia di Heinsiedel e siccome non aveva niente da fare è ritornato ai suoi studi biblici. E in un lavoro splendido, anche lui un lavoraccio piuttosto consistente, spiega quello che vi sto riassumendo io adesso.
Bene, questo discepolo dunque che Gesù amava resta sì una figura controversa, difficile da identificare, come ripeto la tradizione dice una cosa, l'esegesi mette dei punti di domanda su altra. L'esegesi dice potrebbe essere Giovanni Marco, potrebbe essere Lazzaro, potrebbe essere anche questo presbitero Giovanni, questo ragazzino che potrebbe collocarsi dentro a uno di questi due tizi. Vabbè. Secondo dato che a noi interessa un po' di più su questo testo è il miracolo in sé. Perché si tratta di miracolo? Perché dice quella notte non presero nulla. Quindi tira sulla rete vuota, tira sulla rete vuota. Gesù semplicemente dice gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete, come se non l'avessero già fatto. E la risposta è la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. C'è la sproporzione fra questo nulla e la grande quantità. Il dato è immediato, non è che abbiano gettato la rete più volte, e di fronte a questo segno chi reagisce? Sempre lui. Lui è quello che vede le tele della Sindone, vide e credette. Qui vede questo dato e dice allora quel tizio, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. È il discepolo che Gesù amava che si accorge. Però lui resta in barca. Il generoso è questo. È lui che si butta. Pietro deve essere stato un casinista di prima riga, confusionario, un repetondi uomo, perché stando a come viene descritto, aveva le sue paure, le sue fisime, però nessuno gli poteva togliere il primato di questa generosità. Si incontrano, non viene detto che cosa si dicono. Gesù accoglie per primo Pietro. Non c'è niente che illustri questo incontro, perché quell'incontro viene coperto dal fatto che vennero a riva con la barca trascinando le rete piena di pesci dentro in acqua, però non erano ancora infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Ancora i discepoli appena scesi a terra videro un fuoco di brace ed ecco la presa in giro. Questa è la presa in giro. Cioè arrivano e trovano già. Disse Gesù, portate un po' di pesce che avete preso orora. Sì, ma è inutile, maestro, ce n'è già. Perché Gesù fa questo tipo di invito se del pesce ce n'è già? Questo episodietto nasconde quel concetto che noi troviamo nell'Antico Testamento, espresso con altre parole, quando Dio fa, non vuole fare niente senza la collaborazione dell'uomo. Mai. È un po' come la mamma che spinge il carrello del supermercato e il pupo che può appena camminare si appoggia al carrello e la mamma dice che bravo, mi stai aiutando a spingere il carrello. Chiaro?
È un modo molto gentile per insegnare al bambino il concetto di collaborazione. Auguri a tutte le mamme. E sappiate, per informazione, che chi ha messo in piedi questa festa è un prete. 1956, un prete umbro. L'aveva fatto questa festa perché nel suo paese, nella sua parrocchia, la fecondità non era molto espressa. E allora ha inventato questa festa, piuttosto che far prediche e dire fate bambini, lui ha evitato questa frase antipatica e ha messo in piedi la festa della mamma. Ma il messaggio era fate bimbi. Oggi le cose sono andate così. Velocemente finiamo. Noi qui dunque abbiamo quello che possiamo chiamare la collaborazione. Dio piantò un giardino in Eden, piantò, collocò l'uomo nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Dio pianta, l'uomo coltiva e custodisce. È sempre questa sinergia uomo-Dio. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153. Noi abbiamo in Giovanni diversi testi dove parla di numeri, ma adopera sempre la parola circa. Qui invece il numero è esatto, il che vuol dire che è un numero simbolico. Tenete presente che quando Gesù chiama i suoi discepoli durante il suo apostolato pubblico, dice che li farà diventare pescatori di uomini. E allora questi 153 chi sono? Boh. Vediamo un poco. La prima cosa che notiamo non sono gli altri discepoli che tirano la rete a terra, ma è Pietro. Secondo, chi si diverte un pochettino di matematica sa che 153 è il numero triangolo di 17. Le due perfezioni dei numeri apocalittici, 10 più 7. Numero triangolo vuol dire un puntino al vertice, poi due puntini, poi tre puntini, poi quattro puntini, poi cinque più sei, in modo da ottenere 17, 17, 17. Ok? Questo è il numero triangolo. È il divertimento dei matematici. Noi biblisti ci divertiamo a vedere se lo l'omega ha l'iota sottoscritto o meno, perché molto spesso è passata una mosca, ha depositato il suo dismangiare e noi con la lente non sappiamo se è uno iota sottoscritto o se è un sghitto di mosca. Nelle pergamene succede così. E loro invece si divertono con il numero triangolo. Altri invece hanno scoperto che le lettere che compongono la parola Simon e Xis sono 76 e 77, cioè 153. Simon è Pietro, Xis, Gesù Cristo, di Dio figlio. Chi conosce l'aramaico invece sa che 153 è composto dalle lettere che esprimono il concetto di comunità dell'agape. Kahal Ahab, 153. Tenete però presente che 153 potrebbe probabilmente indicare anche il numero della comunità nascente. Perché quando eleggono Mattia erano circa 120. Dice Atti degli Apostoli, quindi questo 153 verosimilmente potrebbe essere la totalità della primissima chiesa di Gerusalemme, quindi per la
e lezione di Mattia non erano proprio tutti presenti. Quale di questo simbolismo volete prendere? Qualunque, perché non abbiamo elementi per determinare e dire questo è giusto, questo è sbagliato. Ma senz'altro è un simbolismo che indica o qualche cosa che riguarda la comunità nascente o qualche cosa che riguarda il rapporto Gesù-Simone. Poi c'è questo pasto, perché dice che Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro, così pure il pesce. Sembrerebbe un gesto a fotocopia di quanto è successo nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Però, fra questo numero simbolico e questa ripetizione del miracolo dei pani e dei pesci come gesto, si colloca questa frase. Ed è una frase che va presa molto in considerazione. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Dove sta il rebus? Se voi, per disgrazia, vi auguro che non vi accada mai, mettete dell'alcol su un recipiente che è rovente, mettete dell'alcol improvvisamente, il calore prende fuoco, l'alcol prende fuoco a causa di questo calore e questa vampata vi brucia la pelle del volto. Voi andate al pronto soccorso e venite a casa con due buchi, la bocca libera, il naso libero, ma mummificati, chiaro? Come fate a farvi riconoscere? Ci sono tanti elementi che vi fanno riconoscere. Ipotesi, il tatuaggio, chi non ce l'ha oggi? Io. Oppure, non lo so, certi segni particolari, una cicatrice. Se io dovessi morire sfigurato mi conoscono subito, perché ho dietro al collo dei bromboletti particolari e ho delle cicatrici particolari sulla mano e sul ginocchio. Dunque verrei identificato comunque. Gesù non era più riconoscibile a livello di volto. Questo è il dato. Come voi non siete riconoscibili se avete questa specie di problema. Però siete riconoscibili da altri elementi. Chi sei tu? Beh, io ho il volto mummificato, ma io sono Don Renato. Non potevano conoscerlo in maniera diretta, chi lo sa perché, forse noi lo sappiamo, perché nel Vangelo di Marco si dice che Gesù dopo la resurrezione si mostrava con altra morfè, altro aspetto, altra forma. E quindi loro da che cosa lo hanno conosciuto? Dal miracolo, ma anche dal gesto. Due sono gli elementi che lo portano. Giovannino, o chi per lui, il discepolo che Gesù amava, lo ha riconosciuto anche dalla voce. Va bene.
Questo è quanto noi possiamo assorbire velocemente da questo testo, troppo velocemente, ma il tempo è quello che è. Grazie.